eccoci qua a parlare del nostro consueto appuntamento con i libri e la mia recensione dell'ultimo libro che ho letto, che è di Isabel Allende ed è L'amante giapponese. Allora, finalmente ho letto un libro bellissimo, un libro che mi è piaciuto tantissimo e dal quale do un voto alto, io che sono sempre un po' bassina di voti, a questo libro do almeno un 8,5, perché è stato un libro che mi ha preso moltissimo, che ho letto con molta rapidità, anche perché ero stata un po' spronata dalla bibliotecaria, nel senso che questo libro e anche il prossimo, stranamente l'ho preso in biblioteca, nella biblioteca della mia città. Ma la signora mi ha detto che, visto che sono delle ultime uscite, c'è molta, molta pressione, molta coda, e quindi bisogna leggerlo in fretta e bisogna appunto affrettarsi. Questa cosa mi mette molta ansia, devo dire. È andata bene perché il libro era bello, mi è piaciuto e quindi è stato facile leggerlo. Cosa dirvi dell'amante giapponese? Una storia d'amore bellissima, una storia di vita bellissima, intrecci di tante vite. Praticamente la storia è della protagonista che si chiama Alma Belasco e che ormai è arrivata ad avere 80 anni e decide di autonomamente e di sua spontanea volontà di finire gli ultimi anni della sua vita in un ospizio. Anche se non ce ne sarebbe bisogno, perché ancora è in salute, è attiva, è ricca, è tutto quello che una donna può sperare insomma, di arrivare a 80 anni. E da lì, insomma, inizia con questa atmosfera all'interno di questo ospizio, con gli altri malati, diciamo le scaramucce con gli altri pazienti, e qui incontra un'infermiera, diciamo così. Anche se tutti quelli che si occupano di assistenza sono tutti infermieri, ma lì aprirei un altro capitolo a parte che non c'entra col libro. Comunque incontro un'infermiera Irina che arriva dall'est dell'Europa, insomma dalla Moldavia, e anche lei ha un suo passato particolare. Insomma, la vicenda della vita dell'una e dell'altra alla fine si uniranno perché questa Irina diventerà la fidanzata del nipote di questa signora. E lei praticamente ripercorre la sua vita dettando così a memoria i suoi ricordi e soprattutto le sue storie d'amore e la sua storia d'amore più grande che è con un ragazzo giapponese. Infatti l'amante giapponese è Iki, che è un amico di infanzia della Alma Belasco e i due si innamorano. Ma a quel tempo ci sono dei problemi di pregiudizi razziali e proprio delle divisioni razziali tra i bianchi e i gialli che erano arrivati in America per trovare lavoro. E quindi, insomma, si parla anche di ghetti, si parla di divisione della società, si ritorna al passato, all'era del nazismo, quindi deportazione, perché la stessa Alma è un'ebrea che è riuscita a scappare alla deportazione. Quindi, insomma, ci sono tanti argomenti. C'è però l'amore, una bella storia d'amore, c'è la biografia di una donna, una biografia matura, una biografia ampia che non parla solo di amore effimero, non è solo Eros, non è solo diciamo amore leggero, ma è amore profondo nei confronti di questo amante giapponese il cui amore durerà per tutta la vita, ma che si concretizzerà molto poco. E l'amore invece per il marito, che anche lì c'è tutta una storia e anche un colpo di scena, diciamo. Però un amore delicato, un amore di stima e di rispetto, quindi tutto un altro, un amore vissuto tutto su un altro piano. E quindi mi è piaciuto, ve lo consiglio veramente.
perché è un bel libro. Poi vabbè, la Isabella Allende è bravissima e tutti i suoi libri mi sono piaciuti. Ovviamente, forse questo non è all'altezza dei suoi best seller, tipo appunto La Casa degli Spiriti, che rimane in cima alla classifica di questa scrittrice. Però, secondo me, è un libro ben scritto e che si legge veramente con molto piacere, non banale, che ripercorre, insomma, 80 anni di storia. E quindi, bello, consigliatissimo, consigliatissimo, mi è piaciuto molto. Adesso, parliamo invece di cosa leggerò, prossimamente. Quindi, sono tornata in biblioteca. Ho riportato il mio libro dicendo: boh, lo mollo lì, ci ho messo, non so, 20 gio 15-20 giorni a leggerlo. Già pensavo che la tizia mi cazziasse, e invece no. Però mentre ero lì, c'è qualcuno nelle scale. Mentre ero lì, ho guardato negli scaffali delle nuove uscite e ho visto l'ultimo libro uscito della Paula Hawkins, che è la scrittrice della Ragazza del Treno, che è un libro che mi è piaciuto moltissimo, di cui è uscito anche il film la primavera scorsa, credo. Quindi adesso è uscito un nuovo libro e io mi sono fatta tentare, e quindi eccolo qua, il nuovo libro, eccolo qui. I segreti possono trascinarti a fondo. E che dire, ho letto, sono arrivata a pagina 38, l'ho appena iniziato ieri sera, però cioè, già il libro è dedicato a tutti i piantagrane, quindi già inizia bene. E non lo so, mi attira molto, riguarda l'acqua, riguarda degli annegamenti, riguarda, non so, è iniziato già con molti personaggi, quindi un libro corale, quindi si passa da uno all'altro e poi penso che si tireranno le somme, un po' come l'altra volta nella Ragazza del Treno, per cui per un po' leggi, non capisci tanto e poi a un certo punto tutte le fila si tirano e si arriva a capire il significato. Quindi, non so se voi l'avete letto, io sempre qui sotto vi lascio i riferimenti per poterlo comprare con il mio codice affiliazione Amazon, sia l'amante giapponese, sia in versione cartacea, sia sull'ebook. E poi anche di questo qua nuovo che è Dentro l'acqua di Paula Hawkins. Bene, allora la mia mini recensione termina qua. Vi aspetto sempre qua sul mio divano per chiacchierare e per tenerci compagnia. Grazie e alla prossima. Ciao divaniste!